Non varcherò la soglia del paradiso finché l'ultimo dei miei figli e delle mie figlie spirituali non sarà entrato, poi la varcherò anch'io. Rientrai in sacrestia anch'io, ovviamente con un consistente e comprensibile nodo alla gola. Avevo incontrato una figlia della luce, povera, un'autentica figlia spirituale di Padre Pio del XXI secolo, affidatasi a Dio grazie all'esempio del santo stigmatizzato, e finalmente intuì che non comprenderemo mai abbastanza il valore immenso di poter essere qui, noi stasera, di esserci riconciliati con Dio e di sfiorare almeno con le dita della nostra fede quel santo corpo che Dio stesso ha voluto avesse le ferite sanguinanti del proprio figlio. Osservandole, saremo riempiti di Spirito Santo e capiremo, sorelle e fratelli, che vale la pena vivere con gioia questi anni della nostra vita cristiana. Solo in questi anni potremo salvarci per sempre, varcando la soglia del paradiso per l'eternità, con Padre Pio e con tutti i nostri cari. Grazie, sia lodato Gesù Cristo.